La stanza multisensoriale della Casa Pia si apre alla città di Arezzo, ovviamente dopo finalmente passato il periodo del Covid, un corso di formazione. Quali sono le novità, insomma? Abbiamo unito l'aromaterapia, che è una parte della medicina olistica che secondo noi potrà dare grandissimi benefici in comunicazione con la stanza multisensoriale. Se poi questo periodo di sperimentazione porterà buoni frutti, come ci auguriamo, la parte di aromaterapia verrà utilizzata anche al di fuori della stanza. Quindi comunque tante direttrici diverse per garantire il più possibile benessere ai nostri ospiti. Apriremo alla città appena la sperimentazione sarà conclusa, quindi vogliamo dei dati veritieri e dei dati forti prima di chiaramente metterla a disposizione gratuitamente. E stiamo anche pensando di farla utilizzare i nostri operatori, perché questi 2 anni e mezzo di pandemia sono stati difficili per tutti, anche per loro che lavorano, che hanno sopportato un carico di emozioni e di lavoro straordinario. Quindi anche loro potranno usufruire della stanza per avere qualche momento di relax. Questa è una sperimentazione che nasce alla Casa Pia, ma non finisce alla Casa Pia, nel senso che è una possibilità per tutti quelli che ne vorranno usufruire, e va nel segno di fare di questo istituto non soltanto un luogo di cura ma anche un luogo di sperimentazione per la terza e quarta età. Questa stanza porta veramente a trovare un miglioramento a livello emotivo, a livello affettivo, a livello relazionale. L'obiettivo di questo studio è proprio arrivare anche a prendere meno farmaci alle persone che seguiranno il progetto di studio.